Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Ritorniamo un po' con il nostro amico Photoshop e vediamo un po' qualche trucchetto. Avevo già fatto un video, qui sopra c'è il link su trucchi di Photoshop molto molto interessanti, molto utili. Questo di qua invece effettivamente non li dice nessuno, è difficile trovare queste informazioni che purtroppo sono non alla base, prima della base, perché fanno parte appunto delle impostazioni del programma e sono molto molto utili. Io vi dirò qualcosa solo se mettete un like, vi iscrivete subito al canale, facciamo crescere questo canale. Allora, trucchi di Photoshop, io partirei subito da quelle che sono le preferenze del programma. Quindi andiamo su modifica, preferenze, mettiamo generali intanto e poi andiamo giù a vedere gli altri. Allora, la prima cosa che io farei effettivamente sono migliorare le prestazioni. Quanti di voi, quindi andiamo nel menu prestazioni, quanti di voi ogni tanto applicano un effetto o comunque applicano qualsiasi cosa e il programma sta là ad elaborare e nel frattempo la barba ci è allungata, poi ci diventa bianca, eccetera, eccetera. Quindi vediamo subito un po' di cosettine utili da fare. Per esempio, anziché utilizzare come memoria solo il 70%, io direi di salire almeno 80%. Non dico arrivare al massimo perché poi magari è troppo, ma già questo non è poco. Poi lasciamo naturalmente l'utilizzo del processore grafico e come impostazioni avanzate possiamo pure elevare usa OpenCL. Ok, e confermiamo. Stati di storia, ragazzi, la storia sì, la usiamo, però 50 sono troppi. Io andrei a 20 e così leviamo un sacco di memoria virtuale che il programma deve utilizzare. Infine, dimensione cache, proporzioni, possiamo andare pure a 1028 o lasciamo a 1024, non cambia moltissimo. Quindi questa è la prima cosa. La seconda, rimanendo sempre nell'ambito delle prestazioni, andiamo su dischi di memoria virtuale. Allora, io di default avevo solo uno, quello dove avevo installato, ma vi consiglio, se avete altri hard disk, io ho altri hard disk come vedete esterni, ho settato, anzi checkato, ho messo il check su quelli grandi, quelli piccoli relativamente non servono, ma quelli grandi li ho cercati tutti, così gli diamo più memoria virtuale al programma. Quindi questo è fondamentale. Ok, interfaccia, possiamo andare su interfaccia. Sapete meglio di me che potete pure settare graficamente il programma, però questi non sono trucchi importanti, tipo questo può essere figo perché dici wow, guarda che bello il mio Photoshop. Effettivamente non è male. È ovvio che poi nel tempo, magari lavorando di sera, questo settaggio va bene più di giorno, di sera diventi cieco probabilmente. Comunque io lascio così, poi qua potete fare voi stessi dei test. Allora, un'altra cosa utile, ecco, quella non era utile, ecco, riprendiamo il concetto di trucco utile. Ecco, questa è di qua, l'overscroll. Allora, non lo faccio adesso, vi faccio vedere. Faccio ok. Abbiamo settato le nuove prestazioni. Ok, se io clicco sulla mano, strumento mano o barra spazio, io non sposto niente. Voi dite, vabbè, che mi serve spostare? Se ingrandisco, naturalmente sposto, ma se sono a zoom, che prendo l'intera pagina, non mi fa spostare. Allora, se noi andiamo di nuovo su modifica preferenze, andiamo quindi su strumenti, l'overscroll permette proprio questo. Andiamo a vedere. Barra spazio, clic col mouse e spostiamo. Ritorniamo quindi a modifica, preferenze e andiamo di nuovo su generali per poi andare su gestioni file. Questo è pure molto interessante. Guardate questo settaggio, salva automaticamente informazioni di recupero ogni 5 minuti. Ragazzi, quante volte avete iniziato a lavorare a un progetto? Dopo 20 minuti non avevate naturalmente salvato, perché chi non è abituato a questi programmi se lo dimentica spesso, ma devo dire che succede pure a me. E invece qua abbiamo automaticamente informazioni in recupero già salvate ogni 5 minuti. Quindi questo è no fondamentale, fondamentalissimo. Infine, guardate qua,
Elenco dei file recenti. Questa è un'altra cosa utile perché se noi andiamo nel menu file, che da qua magari è tutto disattivo, però lo possiamo vedere, apri il recente, normalmente si crea una lista. In questo caso è una lista di 20. Questo perché è utile? Perché a volte dobbiamo andare a cercare la cartella dove l'abbiamo salvato e non ce lo ricordiamo, oppure perdiamo tempo pure a farlo. Invece se tu lo apri direttamente, fai la modifica e fai salva, hai fatto esattamente quello che dovevi fare andandolo a cercare. Però così non l'hai cercato, quindi è ovvio che è utile. E allora quello che dico io è: non ne mettiamo solo 20, mettiamone il più possibile. Siccome è fatto di due cifre, io direi 99. E così abbiamo 99 file recenti. Facciamo ok e andiamo a vedere. File, apri recenti, guardate qua, una valanga. Ok. Quindi questi sono i trucchi basilari. Più che trucchi, io direi le impostazioni che devi sapere e devi settare già da subito. Poi altri due sono utili. Quante volte dobbiamo perdere tempo per andare a cercare immagini o per andare a cercare icone? Allora, noi questo menu plugin, quante volte l'abbiamo utilizzato? È fondamentale, soprattutto se abbiamo un abbonamento. Se l'abbonamento non ce l'abbiamo, non va bene. Ragazzi, l'abbonamento più basico, dove c'è Lightroom, Photoshop, Adobe Photoshop Express, i font, tante altre cosettine, quello base si fa pure a 10 euro al mese. Quindi se tu prendi una i un Midjourney, che è un buon programma che ci serve pure da utilizzare, anche se noi siamo in versione beta e qui abbiamo Adobe Firefly, quindi possiamo pure scegliere al momento di utilizzare questo, nonostante, ribadisco, Midjourney al momento è nettamente superiore, però si può utilizzare sempre uno strumento del genere, dove scriviamo il prompt e ci genera l'immagine con eventuali stili o eventuali effetti particolari. Comunque, detto ciò, io un abbonamento da 10 euro al mese, ragazzi, non è manco un caffè al giorno. Poi non vi dico se fumate le sigarette, cioè fumate di meno e comprate Photoshop. Comunque, detto ciò, se andiamo nei plugin, si vanno a scaricare. Se vai su sfoglia plugin, ecco qua, ti si apre il mondo e tu puoi scegliere in base a gratuito e in base a Photoshop e te li vedi a uno a uno, c'hanno le recensioni eccetera eccetera, dovrai installarli eccetera eccetera. Non voglio perdere tempo troppo su questa cosa che è veramente semplice, devi fare semplicemente ottieni e ti dice pure dove trovarlo, ti dà proprio le impostazioni. Comunque solitamente se tu vai su plugin e poi pannello plugin ti trovi quelli che hai installato e io ne ho installati due precisi, uno per le immagini e uno per le icone. Vediamo un attimino. Icone, per esempio, ecco qua stavo mettendo Instagram, mettiamo Instagram, prendiamo questo e me l'ha buttato qua dentro, dimensione micro, noi ingrandiamo e ce l'abbiamo pronto. Naturalmente, ragazzi, questo plugin che ho scaricato è monocolore. Non dico bianco e nero perché sappiamo bene che con gli stili di livello, clicchi due volte sul nostro livello, applichiamo sovrapposizione colore, è ovvio, come stiamo già vedendo, che possiamo dare il colore che vogliamo, quindi non è manco questo il problema. Però in questo caso è monocolore. Se invece vogliamo applicare pure una texture al volo, questo lo possiamo chiudere al momento. Andiamo qua su stock solo. Allora, ho scaricato Open Icon. Ok, questa è una. Quindi andiamo noi sui plugin, sfoglia plugin e scriviamo Open Icon. Scendiamo giù, lo troveremo tra i plugin. E come vedete, giustamente, ah, eccolo qua, Open Icon, non lo vedevo. Infatti sto dicendo non c'è, c'è. Vabbè, ok, chiudiamo, clic, altre info. Ragazzi, dobbiamo solo cliccare e qua c'è ottieni e io ci ho installato perché l'ho già fatto. Comunque, ce la farete anche voi. Detto ciò, vediamo un attimino stock solo, anche qua stessa cosa. Quindi andiamo a vedere stock solo. Mi apre, ecco, io avevo messo già qua texture. Ho scritto texture, posso scrivere astratto, abstract, possiamo scrivere pure in italiano, vediamo che succede. Astratto, lo facciamo search, quindi vediamo se fa la ricerca pure in lingua italiana. La fa, ci dà delle immagini astratte. Vabbè, noi ne prendiamo una qualsiasi, tipo questa, place, vediamo se mantiene la qualità.
Mi sembra di sì, abbastanza. Portiamo sotto, chiudiamo il pannello, mettiamo sotto e qua abbiamo la nostra texture. Quindi, come vedete, anziché andare su Pixabay o Pixabay, pure perché non vi ho detto, attenzione, io non vi ho detto la cosa più importante. Se io vado su Stock Solo, Settings, guardate un po', le immagini sono ricercate da Unsplash, che è gratuito, Pexels, che è gratuito, e Pixabay, che è gratuito. Quindi io ce l'ho tutti insieme già su Photoshop, ragazzi. Se non è un super trucco questo, mi merito già due like, non lo so, fatelo mettere a un amico, perché questo è veramente utilissimo. Ok ragazzi, ho concluso per oggi. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi invito a mettere un like, iscrivervi al canale, a fare un pensierino naturalmente ai miei corsi che sono ancora in super promo, ma veramente per poco. Io lo dico, poi sono fatti vostri. E dopodiché vi auguro una splendida giornata. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!